Roma fiacca e deconcentrata, tripletta del brasiliano Tita che all'ultimo minuto del primo tempo ha portato in vantaggio il Pescara approfittando di un malinteso dei difensori romanisti. Ecco il bel gol di Tita proprio allo scadere del primo tempo. Nella ripresa il Pescara va subito via in contropiede e all'ottavo minuto raddoppia. C'è Berlinghieri che prima sembra aver perso la palla, riesce a controllarla sempre fra le decisioni dei difensori romanisti, serve poi al centro dove ancora Tita ben appostato raddoppia. E siamo ora intorno al 18° minuto quando c'è questo lancio in profondità per Rizzitelli affrontato da Bruno che lo mette a terra. L'arbitro Luci di Firenze assegna il calcio di rigore trasformato da Giannini, 1-2 dopo il rigore di Giannini, ma ancora il Pescara trova uno spunto e nuovamente con il colpo di testa vincente di Tita, 3-1 vince il Pescara che sale a quota 16, la Roma resta a 18. Amici sportivi, buonasera. L'Inter sul campo dimostra di considerare uno spiacevole episodio e basta la sconfitta della domenica scorsa a Firenze e oggi sblocca il risultato proprio con l'uomo nero, chiamiamolo così, della partita fiorentina, il fortissimo Berti. E così l'Inter batte l'Ascoli del simpatico presidente Rozzi, sempre più allarmato e speriamo per lui non rassegnato. L'Inter riprende dunque un punto ancora al Napoli, ora ne ha due di vantaggio, e il Napoli da parte sua deve in sostanza compiacersi del pareggio di Bergamo, ripeto come impressione generale della partita, a prescindere da singoli episodi. Poi c'è la Sampdoria. La Sampdoria si dimostra una morsa troppo forte per un Torino allo sfascio e un po' per volta lo stritola. Il Milan non imita a Firenze l'Inter della settimana prima, vince. A Firenze i Viola reggono bene, con disinvoltura, un primo tempo, con preziosismi anche degli uomini migliori, più classici della squadra fiorentina. Poi, nella ripresa, la squadra di Eriksson torna un po' ai vecchi temi sterili, coi toccheggiamenti, e il Milan vince bene. Per quanto riguarda il Bologna, è un punto prezioso colto all'89esimo, un gol prezioso all'89esimo e i due punti molto utili ai danni soprattutto del Pisa, squadra in diretta concorrenza. Per quanto riguarda gli altri pareggi, hanno ragione quelli che hanno pareggiato fuori casa, cioè Ascoli, Como e Cesena, tutti i punti guadagnati. E adesso andiamo alla schedina, c'è la Serie A e c'è la Serie C in quanto la B oggi riposava. Atalanta-Napoli 1-1, Bologna-Pisa 1-0, a Firenze-Milan-Fiorentina 2-0, Inter-Ascoli 3-1, Juventus-Como 0-0, Lazio-Cesena 0-0, Lecce-Verona 0-0, Sampdoria-Torino 5-1, Lucchese-Reggiana 0-0, Montevarchi-Carrarese 1-0, Salernitana-Giarre 0-0, Bisceglie-Gubbio 0-0, Turri-Siracusa 5-3, classifica Inter. Forza? Classifica, Inter in testa, il Napoli a due punti, adesso la vediamo arrivare tutta insieme. Allora, Inter 30, Napoli 28, Sampdoria 25, Milan-Atalanta 22, Juventus 20, Fiorentina-Roma 18, Pescara 16, Verona 16, anche Bologna-Cesena e Lazio 15, Como-Lecce 14, Pisa 13, Torino 12, Ascoli 11. Stavo notando che si sta saldando il gruppo centro-coda con quello di testa, quindi è una classifica più articolata, non c'è più quel fosso tra le squadre di testa e le altre. E adesso vediamo le quote, no? Sì. Del Totocalcio. Ci sono? Sì, sono arrivate. Sono arrivate adesso, le vogliamo mettere. Vediamo i 13 cosa hanno preso, 5.473.000 lire, i 12 280.400 lire. Adesso cominciamo la serie dei collegamenti, cominciamo proprio con Bergamo, con questo 1-1 fra Atalanta e Napoli, Gianni Vasino. Pronto Vasino? Sì, ecco. Vai. All'inizio dell'incontro si vede subito Piotti che non riesce a bloccare di prima intenzione e poi si salva in tuffo. Poi al 17° Esposito allunga bene per Stromberg, ma Giuliani precede l'attaccante atalantino. 28°
Nicolini fuori. Manda dentro ed è il gol. Ecco qui, rivediamo al rallentatore. Vedete che Maradona si alza sopra tutti. Bonacina gli girava la schiena. L'1-0. Stromberg pareggia con la mano e Pairetto giustamente lo ammonisce. Nella ripresa, subito in bella vedenza, Serioli, da poco entrato, sbaglia la conclusione di testa. Ancora in avanti l'attacco della Atalanta, Pritz indirizza verso Bonacina che viene atterrato da Crippa. Rivediamo, avete visto la spinta del napoletano, batte Nicolini in rigore ed è l'1-1. Poi c'è questo corner di Maradona toccato da Renica e la palla sfiora e nessuno la raccoglie. È stata una bella partita tutto sommato, anche se il Napoli a centrocampo è apparso nettamente inferiore al gioco svolto dall'Atalanta, che aveva qualche uomo in più. Bisogna anche dire subito che erano moltissimi gli assenti nell'una e nell'altra squadra. Al termine dell'incontro sia Mondonico che Bianchi si sono dichiarati molto soddisfatti. Forse l'Atalanta ha qualcosa da recriminare, perché se avesse avuto un centravanti di ruolo avrebbe forse potuto sperare di più. È tutto a te Paolo Valenti. Ecco, grazie. Dario Vasilo parlava dallo stadio di Bergamo, non ha fatto a tempo a rientrare, e visto però che le immagini arrivavano abbastanza bene anche sul suo schermo e poterle commentare. Adesso voglio passare a Bologna. Ecco, a Bologna, questo successo detto prezioso, Bologna su Pisa per 1-0, Roberto Scardova. Era una partita importantissima, Paolo, e il capitano del Bologna, Eraldo Pecci, al quale sono dedicate queste primissime immagini, non ha voluto mancare. Operato al menisco del ginocchio destro appena 11 giorni fa all'Istituto Rizzoli di Bologna, Pecci è sceso in campo sin dal primo minuto, un record clinico sportivo di valore assoluto. Ricordiamo che Zurbriggen era tornato sugli sci, ma soltanto 20 giorni dopo l'operazione. L'exploit di Pecci la dice lunga circa lo spirito e l'impegno con cui tutta la squadra rosso-blu sta affrontando il campionato. Il Bologna in realtà ha faticato parecchio a superare il Pisa, ha costruito occasioni, l'avete vista una conclusa da Pecci, ma ha anche rischiato, come in questo caso il 26esimo, quando Incocciati ha sciupato con un innocuo pallonetto forse la più bella azione di tutta la partita. Nella ripresa il Bologna ha insistito nell'azione offensiva e del resto il Pisa ha ceduto senza troppo combattere le redini del gioco. Vediamo una conclusione di Luppi che finisce in angolo. I rossoblu hanno però mancato diverse occasioni e uscito Pecci, questo è accaduto al 22esimo della ripresa ma per crampi, si pensava che la partita fosse avviata allo 0-0. All'ultimo minuto di gioco invece, dopo questa conclusione di Bonini, lo stesso Bonini, aiutato da Lorenzo, è riuscito a segnare. Vedete Bonini, Lorenzo che gli dà la palla, Bonini riprende, entra prepotentemente in area e batte Grudina con un tiro centrale. Amara delusione naturalmente negli spogliatoi del Pisa, dove l'allenatore Bolchi ha parlato di punto regalato al Bologna, e ricordiamo che il Bologna aveva vinto l'unica partita esterna di questo campionato proprio a Pisa nella prima giornata dell'andata, e il presidente Anconetani ha ripreso i suoi giocatori con particolare veemenza. Per il Bologna il rischio che si corre adesso è quello che la concentrazione dopo questa vittoria possa venire meno. Invece pare proprio che i giocatori siano consapevoli, il campionato è ancora lungo e difficile per la squadra di Maifredi. Linea allo studio. Grazie Roberto, e adesso passiamo alla Fiorentina e al Milan. Il Milan ha vinto per 2-0 e la linea va a Marcello Giannini. Sono allo stadio, appunto parlo di questo primo tempo, come tu Paolo hai detto giustamente. Grande primo tempo sul piano tattico, possono ora infatti mettersi in moto le immagini. Siamo al 31esimo, abbiamo saltato la prima mezz'ora che è stata di grande esperienza tattica, ed è un affondo della Fiorentina. Galli perde palla ma rimedia Tassotti. Al 40esimo invece forse l'unico affondo, il raro affondo del Milan, perché si è giocata sul centrocampo. Gullit riesce ma non impegna ma non impensierisce Landucci, e invece al 45esimo prepariamoci a vedere il gol con il quale la Fiorentina demoralizzata andando nei spogliatoi. È un gran gol di Colombo ha detto che l'ha provato per tutta la settimana il suo sinistro, non per il gol ma unicamente perché non poteva calciare con il destro, e gli ha portato bene. Quella Fiorentina al sesto, la Fiorentina era partita per rimediare l'incontro, ma guardate bene che Galli esce, tanto Borgonovo quanto Baggio, oggi un pochino con le polveri bagnate, non hanno saputo approfittare della favorevole occasione, e qui siamo all'11esimo, Evani, Gullit e rimedia, che mettono una pezza, Landucci. Al 15esimo ci prepariamo a vedere
La gran botta di Mattei, guardatela, gran fendente, diagonale, avrebbe forse sorpreso Galli, ma è andato fuori. E invece il gol, il 2-0, la gran botta di Ancelotti. Fuori dai pali Landucci, non può farci niente, le immagini credo che torneranno su me qui dallo stadio. Siamo un pochino precari, ma comunque grazie alla bravura di questi tecnici abbiamo allestito questo studio per dirvi semplicemente che la vittoria del Milan non fa una grinza, la Fiorentina nel secondo tempo in particolare ha deluso, non ha giocato perché appunto i suoi sono stati nettamente al di sotto della prestazione dell'Inter, però va detto che il Milan è una grossa squadra, è risorta a Firenze, ha ritrovato Gullit, ha ritrovato tutto l'insieme come ha saputo dire Arrigo Sacchi. Voi sapete che vi do questa notizia, sulla stampa di oggi c'è che Sacchi sarebbe stato esonerato venerdì, è stato escluso proprio al termine della partita, ma non perché il Milan ha vinto, ma perché il Sacchi andrà fino in fondo a questo campionato. A te la linea. Grazie Marcello, e adesso vediamo, pronto l'Inter, Allora, Inter-Ascoli, questo 3-1, Marco Lucchini. Ecco, cominciamo dal sesto, corner di Mataos, forse Serena sfiora la palla, Pazzagli respinge coi pugni. Al tredicesimo Mataos, lungo lancio in avanti, Aslanovic non controlla la palla che è recuperata da Berti, che con un perfetto diagonale batte Pazzagli dell'1-0. Al ventiseiesimo, rimessa quasi dall'angolo di Breme, Serena salta più alto di Fontolane e con un pallonetto mette in rete, 2-0. Alla mezz'ora lancio in profondità di Bongiorni per Svetovic, convergono Breme, Ferri e Zenga, si impossessa della palla. Al quarantesimo occasione sprecata dell'Inter, il tiro di Serena non è trattenuto da Pazzagli, irrompe Berti, fuori. Il primo tempo si chiude con questa azione Bongiorni Giordano e palla a lato. Al dodicesimo della ripresa Giordano cross in aria per Benetti, ma questi ci pensa su troppo e il tiro è respinto da Bergamo. Al diciottesimo terzo gol nerazzurro, molto bello. Breme centra il palo, poi recupera la palla, cross e di testa Diaz mette in rete. L'Ascoli segna il gol della bandiera al 32esimo, Giordano dalla grande distanza fulmina Zenga con questa improvvisa bordata. C'è poi un'occasione sprecata da Benetti al 34esimo, ma di occasioni gettate al vento oggi se ne sono viste parecchie da entrambe le parti. L'Inter ha dimostrato che a Firenze si è trattato di un incidente di percorso, oggi non ha per la verità entusiasmato, anche se ha fatto vedere alcune cose veramente pregevoli. Non si deve però dimenticare che l'Ascoli in questo periodo non è certo squadra trascendentale. Direi che è tutto, linea Paolo Valenti. Grazie Mucchini, adesso un po' di C1, Girone A, vediamo qualche risultato. Dertona Virescito 1-0, Vicenza Centese 2-1, Lucchese Reggiana 0-0, Montevarchi Cararese 1-0, Pro Livorno Arezzo 1-1, Spalpezzi 0-0, fuori casa Prato Trento 1-0, Triestina Modena 0-0, Venezia Mestre Mantova 0-0. Adesso parliamo della Juventus, questo 0-0 casalingo col Como, Beppe Barletti. Ecco, forse a qualcuno non piacerà, forse io vado controcorrente, comunque è stata una Juventus decisamente migliore di quella vista nelle ultime domeniche. Qui vediamo intanto al 26esimo un'azione ed un tiro di Marocchi, al 28esimo, al 29esimo anzi occasione per Barros, corner di Mauro, Altobelli fa da sponda, la palla arriva tra un istante a Barros che la rovescia, esce di qualche centimetro. Quasi il 40esimo, Magrin lancia Barros, guardate come Annoni lo stende, per Amendolia non c'è niente da fare, nessun rigore. Siamo al secondo tempo, corner di Magri in apertura di gara, la palla nitida per Marocchi, grande il sinistro ma c'è il collo, la testa, la schiena di un difensore che devia. 23-30, la più bella azione della Juventus, Barros di tacco, Galia, gran botta e con i piedi devia il portiere Paradisi. 0-0, dicevamo, una partita che avrebbe potuto suonare a condanna ancora una volta per la Juventus. Invece quando una squadra crea, a mio modo di vedere, 5 palle gol e si vede negare un evidente rigore, credo che abbia fatto tutto intero il suo dovere. Nel calcio, a volte, è anche questione di fortuna. Linea a Paolo Valenti. Grazie Barletti. E adesso ecco la Lazio col Cesena ancora 0-0. Sempre la Lazio che non segna, no? Cesena invece ha fatto bene il suo compito, che il punto voleva, ma sentiamo come sono andate le cose da Jacopo Volpi, è pronto? Sì, spettacolo certo non dei migliori allo Stadio Olimpico di Roma, vuoto, abbastanza vuoto rispetto
al passato. Qui abbiamo visto un'occasione di Marino dopo 5 minuti in questo collage montato da Marco Lorusso. Al decimo minuto ancora la Lazio che attacca ma senza troppa convinzione. Il tiro di Acerbi separato con discreta tranquillità dal portiere Cesenate Rossi. Al dodicesimo, al termine di questa azione, il tiro di Cardi. Anche qui ancora attacchi della Lazio e Cesena che comunque si è difeso senza troppo soffrire. Al quindicesimo, una delle azioni più pericolose della Lazio con Icardi che mette in mezzo, ma gli altri attaccanti, Rizzolo e Di Cagna, non arrivano in tempo. Alla mezz'ora del primo tempo chiede un calcio di rigore la Lazio, ma Di Cagna, a nostro modesto parere, accentua di molto la caduta. Nel secondo tempo, punizione di Pin dopo 7 minuti che finisce al lato di poco. Al ventiduesimo, ancora Di Cagna che ha giocato un buon secondo tempo dopo un non perfetto primo tempo, si fa vedere. Poi ancora un'azione della Lazio ispirata da Di Cagna, la palla messa in mezzo, c'è il tiro di Ruben Sosa ribattuto, poi ancora il tiro di Pin ribattuto e qui c'è ancora un'azione conclusa da Di Cagna con un tiro a volo che finisce fuori. Era entrato nel frattempo De Zotti, al quale Icardi a 3 minuti dalla fine dà questo pallone, un buon pallone, la palla finisce alta. Quindi 90 minuti sicuramente non di grande spettacolo, 90 minuti in cui il Cesena doveva pareggiare. La Lazio che continua sempre a fare un perfetto blackout per quanto riguarda le interviste, oggi per lunghi tratti ha fatto anche un blackout in campo con i suoi giocatori. È tutto a te, Paolo. Bene, e adesso vediamo ancora la C1, girone B. Eccoli. Cagliari Campobasso 1-0, Casertana Vispesaro 3-0, Catania Francavilla 0-0, Foggia Torres 1-1. Monopoli Brindisi 3-1, Palermo Frosinone 1-0, Perugia Ischia 3-1, fuori casa Casarano Rimini 2-1, Salernitana Giarre 0-0. Adesso andiamo allo 0-0 tra Lecce e Verona e sentiamo, pronto, vedo già le immagini, Franco Strippoli. E con Lecce Verona questo pareggio chiudiamo il trittico degli 0-0. Il Lecce si è proiettato sin dall'inizio in avanti dopo una punizione di Baroni, un colpo di testa di Enzo fuori. Vince, che inizialmente ha sostituito Pasculli, si è mosso con vivacità, ma è stato il Verona in contropiede a rendersi pericoloso qui con Terracciano. Terragno ha deviato in angolo sulla punizione di Barbas e Soldà, che per poco non mette nei pasticci Cervone. Poi è Bortolazzi che dalla distanza impegna Terragno, ben piazzato il portiere leccese, ma replica il Lecce con Levanto, gran tiro dalla distanza e Cervone respinge con il pugno. Ancora il Lecce, cross di Vanoli in acrobazia, tenta Paciocco, la palla termina fuori. Sul finire del tempo, lungo lancio per Galderisi, forse in fuorigioco, ma Terragno lo anticipa e manda in fallo laterale. Nella ripresa l'allenatore Mazzone presenta Pasculli al posto di Paciocco. Vedete questo bel tiro di Vince che si piega bene ma non è fortunato nella conclusione. Poi è Barbas che tenta dalla distanza, gran tiro tagliatissimo di esterno destro. Ancora il capitano del Lecce tenta, ma Cervone ancora una volta ben piazzato. Sempre il Lecce in evidenza nella ripresa, Pasculli dalla distanza, dal limite, la palla termina fuori. Poi ancora l'ungherese Vince a calciare, Nobili è entrato qualche minuto prima al posto di Moriero, manda sul fondo. Dunque il Lecce ha profuso tesori di energie ma non è riuscito a superare il Verona. Verona che ha così conquistato il 6° risultato utile consecutivo, confermando il buon momento della retroguardia che nelle 6 partite ha subito soltanto una rete. Il Verona nel primo tempo ha chiuso tutti i varchi ma ha giocato efficacemente anche in fase di rilancio. Nella ripresa invece è stato costretto dal Lecce a rimanere in trincea. A Lecce forse è mancata la convinzione nell'attimo conclusivo ma anche un po' di fortuna. Su Lecce-Verona è tutto, linea a Paolo Valenti. Bene, Strippoli, per coloro che seguendo altre gare sportive adesso entrano magari sul 90° minuto, ricordo che i gol principali di Atalanta-Napoli, Inter-Ascoli e Fiorentina-Milan saranno rimandati in coda fra pochi istanti, quando avremo concluso col collegamento che credo sia già pronto da Genova per la vittoria larga della Sampdoria sul Torino per 5-1, quando avremo concluso la rassegna delle partite. E intanto ancora due notizie prima del collegamento con Genova. Il Totip, vediamo la schedina del Totip. Allora, prima corsa 1-2, seconda corsa 2-2, terza corsa 1-2, quarta corsa X2, quinta corsa 2-2, sesta corsa X2. Vi ricordo per inciso la domenica sportiva alle 22, oltre agli ospiti del calcio e del basket, in studio le medaglie olimpiche della scherma.
questo sport di cui ci ricordiamo come massa solo appunto quando si prendono le medaglie alle Olimpiadi. E adesso pronto però Genova, ecco Alfredo Liguori per questo successo per 5-1 della Samp sul Toro. Sì, subito la Sampdoria in attacco con questo lancio di Pellegrini raccolto da Vialli, lo vedete, che avanza molto bene e poi decide per il tiro e per poco non va in gol. Ma invece in gol c'è Valtorino, Cravero, Zago, Pagliuca che ribatte, Bresciani, ancora Zago. È l'1-0 ed è il quindicesimo. La Sampdoria reagisce, mai stuzzicare questa Sampdoria di questi tempi. Ed ecco il lancio. Qui però c'è l'infortunio di Victor e di Zago. Vedete Zago che nonostante un dolore al ginocchio richiama l'attenzione delle panchine. La cosa sembra grave e infatti Victor rimane per qualche minuto svenuto. Diranno poi i medici che è trauma cranico con stato commotivo. In questo momento Victor sta facendo un attacco, ma è un attacco di controllo. Ecco, vedete il portiere del Torino che si mette le mani nei capelli, due che escono in barella, prima Zago e poi Victor, che adesso lo vedrete, tenta un momentino di rialzare la testa, è rinvenuto nel frattempo, lo rimettono giù perché la cosa è ovviamente pericolosa. Dicevamo la Sampdoria, mai stuzzicarla. Ecco infatti subito dopo il gol, 28esimo, Mancini, stacco imperioso di testa di Dossena ed è l'1-1. Dossena punisce così il suo Torino dopo le polemiche della settimana. Ancora la Sampdoria, Mancini, Vialli, Carboni, gran diagonale alla Cabrini ed è 2-1. Non è ancora finita, l'arbitro recupererà il tempo perduto per l'infortunio a Vittorio Zago e Vialli con questo terzo diagonale va a chiudere il primo tempo sul 3-1 per la Sampdoria. Domato il Torino? No, il Torino cerca di reagire ma non ci riesce, è troppo forte questa Sampdoria. Comunque cerca di farlo con Comi, Miller e l'esterno ed esterno della rete. Poi c'è questo rilancio del portiere del Torino, di Lorieri, ripreso da Vialli, Mancini in contropiede, la Sampdoria micidiale, diagonale altrettanto micidiale dell'Azzurro. E subito dopo, due minuti dopo c'è questo lancio di Ferri, completamente sbagliato, Mancini si inserisce e per lui è facile battere per la quinta volta il portiere Lorieri. E l'immagine del Torino è qui, la vedrete tra poco, con il suo giocatore più rappresentativo, Cravero, guardate, lo sconsolato. È l'immagine del Torino che tu Paolo hai definito allo sfascio. Sì, allo sfascio, ma per quanto riguarda la squadra c'è carattere, l'abbiamo visto fino all'ultimo minuto, tant'è che al Torino, lo vedremo poi stasera in Moviola, è stato annullato un gol a Miller, non per fuorigioco di Miller, ma per il fuorigioco probabilmente di Comi. Lo vedremo. La Sampdoria l'avete vista, è lanciatissima. Ha recuperato un punto a Napoli, spera sempre nell'aggancio all'Inter. Linea a Roma. Sì. Fa piacere per tutti quelli che hanno a cuore le sorti del Torino, squadra gloriosissima, che il morale perlomeno si mantenga ancora saldo, anche se tutti i reparti, come abbiamo visto, sono piuttosto disarticolati durante il gioco. E adesso rivediamo in chiusura a rallentatore, rallentati, per quanto è stato possibile fare così in fretta, alcuni gol. Cominciamo con Atalanta-Napoli, ecco, vedete, adesso attenzione a Maradona e il suo stacco di testa, pulitissimo, niente mani, pulitissimo. E adesso il fallo che ha determinato il rigore realizzato poi da Nicolini, però in partenza avete visto c'era stato un fallo di mano atalantino, ma comunque il rigore c'era. E questo è Berti che sblocca l'Inter sull'Ascoli. Attenzione a Serena. Curioso effetto del pallone. Poi Breme, ecco il gol di Breme, guardate la doppia azione. Tira Paolo, vede che la palla va dalla parte sua, scatta, rimette al centro e Diaz. Ecco, ribadisce in rete, Diaz ha segnato. Poi il tiro di Giordano, intanto fa vedere qual è appunto la sua classe, e poi in Fiorentina-Milan, ecco, il gran tiro a effetto di Colombo, che ha determinato poi la partita, anche sul piano psicologico. Quella gran botta di Ancelotti, guardate la distanza. E poi per doppia ammonizione dovremo vedere, ecco, Van Basten espulso, ecco.
vede, salta su, però non tocca l'avversario. Comunque viene ammonito, era già stato ammonito e viene spedito negli spogliatoi poco prima della fine della partita. Eccolo. E questi sono stati gli episodi così un po' più vistosi di una giornata in complesso piuttosto piana. Però l'Inter ha preso un punto in più al Napoli. Arrivederci a domenica.